La competizione a squadre femminili ha aperto di fatto la 27esima edizione del Trial delle Nazioni, con pioggia e fango a fare da padroni sui boschi di Mislenice. Scontata la lotta al vertice tra la formazione inglese e la formazione spagnola, che ha prevalso per soli 2 punti, la vera sorpresa è giunta proprio dalle azzurrine, che nonostante le proibitive condizioni meteo hanno saputo mantenere lucidità e spirito di squadra dalla prima all'ultima delle zone speciali di gara. Salutate al via dal capo spedizione Giulio Mauri e dai colleghi della formazione maschile, Martina Balducchi, Sara Trentini e Sara Rivera, capitano della squadra, sono partite col piede giusto, portandoci subito in vantaggio rispetto alle dirette avversarie, ovvero le squadre di Norvegia e Australia. In seria difficoltà unicamente alle zone 5 e alle zone 11, le nostre sono riuscite a contrastare punto su punto le avversarie norvegesi e al termine del primo giro il tabellone assegnava alle nostre il 5° posto provvisorio con 65 penalità. Un punto di vantaggio quindi sulla compagine della Norvegia che ne sommava 66. Fondamentale il supporto della squadra guidata da Fabio Piccinini e Andrea Buschi, che assieme agli assistenti di gara hanno messo le ragazze in condizione di esprimersi anche oltre le loro reali capacità in ogni zona. È preziosa, in un contesto climatico come quello odierno, l'assistenza meccanica fornita da Albino Teobaldi, capace di risolvere le piccole emergenze tecniche insorte durante la gara. Un punto di vantaggio quindi al termine del primo giro, che pur essendo ininfluente sul totale è servito certamente a cementare lo spirito di squadra delle ragazze, che uniche tra tutte sono state capaci di una fortissima rimonta nella seconda tornata, una rimonta che le ha portate a chiudere la gara occupando con ampio margine la 5ª posizione con 115 penalità, mentre le avversarie norvegesi e australiane, un tempo in competizione con noi, si perdevano nel fango e nei guadi, chiudendo le spalle delle nostre con un distacco superiore ai 50 punti. Prevista come riserva, Valentina Peretti ha potuto prendere il via con una delle formazioni miste. Logicamente per lei il livello di gara è stato al limite delle sue possibilità, ma nonostante questo, nonostante i numerosi tuffi del fiume e le numerose cadute, è giunta al traguardo con il suo consueto sorriso sulle labbra, soddisfatta di questa bellissima avventura. E con questa splendida 5ª posizione si porta a compimento una stagione di grande impegno per la squadra femminile a cui la FMI ha voluto credere, approvando e sostenendo un intenso programma di allenamento e partecipazione alle competizioni internazionali. Finalmente il trial femminile italiano torna nell'Olimpo internazionale, mettendo nel mirino la compagine francese, che nell'edizione 2011, programma a Tolmezzo, sarà l'avversaria da battere. Ma sentiamo ora le protagoniste di questa grande giornata di trial assieme al loro manager. Ma la gara è andata bene, diciamo che siamo state abbastanza costanti, siamo riusciti a ottenere un buon punteggio finale, siamo contente, era l'obiettivo che ci eravamo prefissate, quindi è stato raggiunto e niente, adesso ci alleneremo per un altro anno e vedere di recuperare ancora qualcosa. La testa mi sa che ho lasciato sotto il cuscino, però dai, diciamo che al secondo giro sono andata a riprendermela. Ci siamo sicuramente divertite, che era il nostro obiettivo principale, e il risultato è venuto di seguito. Beh, sono estremamente contenta, mi spiace un pochino perché io personalmente potevo fare un po' meglio, però c'è stato proprio un bel gioco di squadra e ci siamo divertite tantissimo, quindi possiamo ritenerci più che soddisfatte. I punti dalle ragazze che stanno davanti a noi non sono proprio tantissimi, secondo me il prossimo anno si può pensare addirittura di fare ancora meglio.
Allora, volevo ringraziare tanto tutti i piloti perché sono stati bravissimi, i seguitori, i minder, tutti. Ringrazio la federazione, il settore tecnico in particolare, per tutta l'opportunità che ci ha messo a disposizione di fare queste gare. Sono molto felice del risultato ottenuto e della prestazione delle ragazze. Siamo riusciti a fare un bellissimo gruppo sia durante l'inverno negli allenamenti che durante le gare. Questo è molto importante per aver raggiunto questo obiettivo. Allora, ringrazio tutti, in particolare i minder e le ragazze che oggi hanno dovuto sopportarmi in tutta questa gara stressante.